Se c'è un premio totalmente impronosticabile ad inizio stagione, quello è il premio di sesto uomo dell'anno. Primo, perché i quintetti base non sono completamente dichiarati da tutte le squadre. Secondo, perché in ogni stagione c'è sempre qualche sorpresa in uscita dalla panchina. In questo video ho cercato di riunire i sesti uomini impronosticabili, ma che hanno cominciato alla grande la stagione. Lascerò fuori da questo novero i nomi noti, Lou Williams, Montrezl Harrell e Danilo Gallinari, e anche i rookies, Edwards e Ball in particolar modo, e cercherò di mettere il focus su qualche veteranissimo e su qualche sorpresa. Doveroso avvertirvi che in copertina non sono presenti tutti, ma bando alle ciance e partiamo! Carmelo Anthony, a Portland, ha trovato finalmente seconda casa. Serviva questo ambiente per fargli capire che alla sua età e con il suo tipo di gioco sarebbe dovuto partire dalla panchina per essere efficiente. E così è, almeno per il momento. Il vecchio Melo, di punti nelle mani, ne ha sempre avuti tanti e continua ad averne. 13-3 di media in queste prime partite in soli 23 minuti di gioco. Si trova all'interno di una squadra da playoff che, legittimamente, può ambire ad infastidire le big. Non chiedetegli di difendere o di giocare un basket fluido, sia mai, ma se vuoi punti veloci e rallentare il gioco, Melo è ciò che fa per te. Pare una televendita, ma non lo è. Cameron Johnson, a Phoenix, sta esplodendo. Il secondo anno da North Carolina, che l'anno scorso ha comunque dato il suo contributo, è cresciuto vertiginosamente ed ora è a tutti gli effetti un fattore offensivo di tutto rispetto. Non solo per i 13 punti e mezzo di media, ma anche per la precisione nel tiro dalla lunga, con circa il 43%, e per il ritmo, che insieme con Cameron Payne imprime al gioco per i Phoenix Suns. Con Chris Paul in panchina, i Suns necessitano di alzare i ritmi e lui, a ritmi alti, ci sguazza. Doug McDermott, a Indiana, sta avendo un ruolo enorme all'interno dell'inizio sprint dei Pacers. Con l'infortunio di TJ Warren, sarà chiamato ad avere ulteriori possessi offensivi tra le mani e per ora sta sfruttando i 25 minuti che Bjorkgren gli concede mettendo 12.2 di media e 5 rimbalzi. Il vecchio Doug, che a Chicago sembrava poter emergere, sembra aver trovato l'ambiente ideale ed i compagni ideali per ricavarsi i suoi spazi, i suoi minuti e i suoi punti. Terrence Ross, a Orlando, è il miglior realizzatore, ha 21 punti di media. Da sesto uomo credo sia capitato pochissime volte, eppure questo è. Sono anni ormai che il buon Terrence gioca stagioni splendide in uscita dalla panchina, ma non viene mai considerato nella lotta a sesto uomo dell'anno, forse perché i Magic sono sempre in quel limbo di mezzo che li rende poco appetibili a premi di questo tipo. Ma quest'anno, se i Magic dovessero continuare così, non escluderei un premio alla carriera. Derrick Rose, a Detroit, è chiamato a fare da chioccia a Killian Hayes, questo è chiaro. In mezzo al nulla dei Pistons, i suoi 15 punti e 5 assist di media li mette sempre, e salvo infortuni, credo che possa mantenere queste medie per tutta la stagione. Chiaro, i Pistons stanno facendo schifo e sono destinati a far schifo, ma sognare un premio a Derrick Rose è una di quelle cose che fa bene al revival, di cui questo canale è estremamente fan. Goran Dragic, a Miami, esattamente come l'anno scorso, parte dalla panchina per lasciare spazio a Tyler Herro. Anche per lui, statistiche uguali a D-Rose, ovvero 15 punti e 5 assist di media, ma in una squadra che, nonostante il brutto inizio, è destinata a crescere alla distanza. Chiaro che Dragic sia un finto sesto uomo e che a tendere giocherà lui, ma averlo in uscita dalla panchina a dare ritmo, esperienza e punti non è per nulla male per la banda Spoelstra. Alec Burks, a New York, ha segnato 22, 22 e 18 nelle tre partite giocate, 20.7 di media prima dell'infortunio. Non è detto che continui così, anzi, credo che non siano statistiche che Burks possa tenere per la stagione, ma l'inizio è sicuramente promettente e voglio dare fiducia a lui, ai Knicks e a Coach Thibodeau. Il suo potenziale si era già visto nei Warriors da G-League, quelli privi di Steph, Clay e Draymond Green della passata stagione, ma ai Knicks, e specialmente dalla panchina, potrebbe aver trovato la sua dimensione definitiva.
Jordan Clarkson aiuta è la prova provata che sotto sotto, ma molto sotto, il core Lakers degli ultimi anni di Kobe non era totalmente da buttare, dai, ecco, l'ho sparata grossissima. Comunque Clarkson è l'epitome del sesto uomo, colui che esce dalla panchina, si prende una marea di tiri, non ha paura di sbagliare ed è costante minaccia per gli avversari. Certo, è un lancio di monetina. Può uscirti il Clarkson giusto e metterne 20 con 10 tiri, o può uscire quello sbagliato e metterne 7 con 15 tiri. Prendere o lasciare. In questo inizio, comunque, prendo tutta la vita. Bogdan Bogdanovic, ad Atlanta. Pensavo partisse in quintetto, sinceramente, ed invece ce lo ritroviamo in panchina, il che non è per niente male, considerando l'inizio di stagione degli Hawks. Al momento 13 punti e 6 di media, 5 e 5 rimbalzi, 2.5 assist in 28 minuti. Mica male per un giocatore al primo anno in una nuova franchigia e considerando il monopolio dei possessi offensivi da parte di Trae Young. In attesa che il Gallo si rimetta in sesto, Bogey ne sta facendo le veci, con un discreto impatto sulle partite. Chris Boucher, a Toronto, è letteralmente un freak, dai, diciamocelo. Magrissimo, braccia interminabili e tremendamente efficace quando è in campo. 13.4 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate e 2 di media in soli 20 minuti di impiego. Certo, non è tutto oro quel che luccica, soprattutto in dei Raptors ben lontani dall'essere competitivi ad est. Ma per Chris questo potrebbe essere il trampolino di lancio. Non sarà mai una superstar, sia chiaro, ma un giocatore d'impatto sì. Ed è quello che gli si chiede quest'anno a Tampa. Ed ora passiamo a quelle che secondo me sono le due principali delusioni dalla panchina dall'inizio dell'anno. Davis Bertans a Washington è chiamato ad un fortissimo impatto statistico dalla panchina, cosa che al momento non sta dando. Il suo nuovissimo contrattone pesa come un macigno sulla sua stagione presente e anche su quelle future. Da lui ci si aspetta costanza, soprattutto dalla lunga, ed invece sta tirando con il 25% ed un poco lusinghiero 9 su 36 dall'arco. Rimandato. J.J. Redick a New Orleans è il veteranissimo. A sorpresa è partito dalla panchina e ad altrettanta sorpresa sta facendo una fatica marcia ad entrare in ritmo. Anche per lui, al momento, percentuali orribili, 28,6 da 3 e 31 dal campo. Che si sia arrivati al canto del cigno per JJ? Lo scopriremo solo vivendo. Ho fatto tanti nomi, me ne rendo conto, ma ora vi dirò i miei tre favoriti in base a ciò che ho visto in questo primo periodo. Numero 1, Goran Dragic. Numero 2, Terrence Ross. Numero 3, Carmelo Anthony. Punto sull'esperienza, mettiamola così. Molto dipenderà dall'andamento della propria squadra, chiaro, ma intanto mi ci butto. E i vostri, quali sono? Ditemi la vostra nei commenti, mettete un bel like se vi va e continuate, come sempre, a supportare il canale. Un saluto, il Franz.